Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 18 maggio, chiudiamo questa settimana di appuntamenti, di incontri. Come sapete, insomma, parliamo sempre di quello che succede a Milano, la città metropolitana, con i protagonisti, con coloro che portano in giro ogni settimana eventi, manifestazioni, situazioni interessanti in cui poi noi possiamo andare e scoprire magari qualcosa di nuovo. Beh, questo weekend è un weekend pieno di appuntamenti, ve ne abbiamo dati tanti, ve ne diamo uno anche oggi per domenica. Parliamo di Experience Fitness Show, che appunto si terrà questa domenica 20 maggio. Lo facciamo con i protagonisti, appunto, coloro che stanno organizzando questa bellissima manifestazione. E quindi diamo il benvenuto ad Antonella Balducci, buongiorno Antonella, Buongiorno. e Fabio Ghisoli, Ciao, giusto? Ho preso buongiorno. giusto l'accento, che mi Esatto, ricordo che preciso sbagliato, che avevo già sbagliato la scorsa direi. volta, quindi mi sono Perfetto. corretto. Benvenuti, grazie Grazie. di essere Grazie a voi. qui. Allora, la prima domanda è questa: che cos'è Experience Fitness Show? Vai, vai. Chi vuole raccontarmelo? Antonella, vuoi Vado io. raccontarmelo tu? Vai tu. Fai Fabio dice che timido, devi giustamente. farlo tu. Cioè, gli uomini, come al solito, fanno i timidi. Allora, Spirit Fitness Show è praticamente una convention fitness, quindi ovviamente metteremo a disposizione tutte le nostre discipline. Abbiamo creato come se fosse, chiamiamolo, una piccola fiera, quindi ci sarà un palco centrale dove verranno fatte, diciamo, tutte le discipline che facciamo all'interno del mio centro e dell'associazione di Fabio, e poi ci saranno degli stand di espositori di varie aziende, tutto inerente sempre al discorso benessere. Quindi abbiamo cercato di creare un punto d'incontro dove c'è la parte fisica e poi tutto quello che riguarda un pochino in maniera un po' più delicata, più semplice, qualche coccola in più a livello di benessere. Insomma, un intero pomeriggio vedo dal programma. Diamo subito le coordinate, anzi, per dove lo tenete, gli orari e come funziona la manifestazione, Fabio. Siamo a Figino, al palazzetto Sef Mediolanum. Dalle 14 in poi iniziano tutti i corsi, dalle 13 iniziano gli ingressi. C'è vasta possibilità di parcheggio, quindi c'è anche il parcheggio interno. Tutta domenica, per le iscrizioni sul luogo oppure si possono fare anche prima, come funziona? Ok. Sì, allora si possono fare o da noi al centro o via email oppure anche tranquillamente anche sul luogo, nessun problema, si Perfetto, può poi scrivere anche lì, nei certo. commenti della diretta troverete il Certo. link e la mail a cui poter scrivere, se no appunto in loco via Ponte del Giuscano, Figino, c'è appunto questo palazzetto, il Sef Mediolanum, dove appunto tutto il 20 maggio, dall'1 in poi, si potete andare lì, iscrivervi, entrare. E eccola qua la locandina, grazie Dagmar, teniamola fuori perché è interessante vedere che insomma ce n'è di roba, nel senso Sì, che direi non state fermi un attimo. che ci sarà da Ci hanno divertirsi. scritto anche una pausa, giusto per farvi capire che a un certo punto no, si può respirare a un Più che certo altro per non punto. far morire tutti, insomma. Allora, Sì. cerchiamo un attimo di vedere un po' quello che porterete. Cose un po' più famose, diciamo, Zumba, ormai chi non sa Ormai credo che la cos'è conoscono Zumba. praticamente Ah, tutti. magari nomi un po' più sconosciuti. E allora andrei prima a chiederti, allora, prima di tutto, Cuba Fit che cos'è? Allora, Cuba Fit è un lavoro cardio, di base sempre musicale, diciamo, sono le danze un po' più particolari cubane, quindi diciamo quelle meno conosciute. All'interno c'è sempre un lavoro comunque di attività fitness, è un modo molto divertente per muoversi, insomma, tranquillamente a ritmi cubani, anche quelli che magari si sentono poco qui da noi. Quindi è sicuramente un corso molto diverso, diciamo, da quello che c'è oggi in giro. Poi c'è un Experience Moves Una roba complessa Bar è direi. inglese oppure devo leggere come devo Va leggere? benissimo, Vabbè, non l'italiano, preoccuparti, è ok. Va perfetto. bene. Allora, Che so essere una Experience, tua creatura? sì, esatto, l'ho creata io, diciamo, quasi un annetto fa, è un lavoro ovviamente muscolare in prima linea. La cosa divertente è che ho deciso di inserire un attrezzo che normalmente nel fitness non si vede, che è la sbarra di danza classica. Quindi viene utilizzata questa sbarra come appoggio. E ovviamente il corso è formato sia da una parte cardio che può essere diversa a seconda di quello che preferisce fare l'istruttore, e una parte muscolare. Quindi è una cosa molto intensa, un pochino diversa, diciamo, dai soliti attrezzi che ormai conosciamo benissimo. Anche perché secondo me Andrea è geniale come cosa, nel senso che quanti hanno visto le palestre con la barra che non usa nessuno, poveretto, Sì, la sbarra. Quindi tu hai trovato il modo anche normalmente.
diciamo che è un attrezzo un po' più legato, è una rigenerazione di palestra anche. Sì, una cosa diversa, diciamo che è un attrezzo più utilizzato per quanto riguarda sì, magari la danza o molto pilates, specifico appunto, diciamo non per il fitness. No, il fitness diciamo... usa per appoggiarci la, esatto, la felpa sì, quando fa caldo o l'asciugamano quando sì, non serve, sì, perfetto. E quindi abbiamo, ho voluto provare a utilizzare questa, questo attrezzo veramente un po' così, in un modo un po' più fitness, quindi un po' più legato a quello che poi noi facciamo normalmente. Ecco, se siete rimasti ancora vivi dopo aver fatto tutte e due le cose, speriamo di sì, vi danno un colpo di grazia. No, non è vero, siamo neanche a metà del programma. Con Super Jump, questo mi fa paura sì, solo a leggerlo. Sì, no, beh, è divertente, ah, okay, non spaventatevi. Si utilizza il tappeto elastico, vabbè, anche lì c'è una buona... Vedete che a me già la parola fitness mi spaventa, a me personalmente, quindi insomma io non sono... no, chi potresti so che venire chi... a provare. Ma infatti verrò a vedere, verrò a vedere, almeno, così cioè, magari così mi passa la paura. Capisci che poi non è così terribile. Infatti, infatti, infatti. Allora, Super Jump si usa il tappeto elastico, quindi presumo che molti avranno okay, già provato e visto. Si fa sempre un lavoro muscolare su tutto il corpo. Lavora molto bene per la circolazione e donne per la cellulite, quindi ah, per forza di cosa dovete provarlo. Questa è una parola d'ordine, cellulite, arriva l'estate, Super Jump, per cui saluta tutti la cellulite. Sul tappeto, via, perfetto, insomma. Oltre che essere divertente. Poi da quando ho capito vi piace un po' fare dei cocktail spesso e volentieri, e arriva il piloxing, da quando ho capito è una specie di cocktail, no? Ah sì, chiamiamolo così, è un lavoro molto intenso, veramente divertente, perché è un lavoro molto esplosivo, fonde il lavoro della box, il lavoro del Pilates e qualche, diciamo, inserto di danza all'interno. Lavoro della box intende i movimenti, cioè non esatto, è che c'è sì, si mena. Esatto. No, okay, no, no, assolutamente. È sempre un corso collettivo. Okay, non ci si okay, non ci si mena. Cioè, no, per il momento no, poi vedremo, insomma. Poi finalmente arriva la pausa, ve lo dico per chi, quelli come me, che insomma aspettavano con ardore questo momento. Che molto utile. Che io chiedo Dagmar di farvi vedere appunto la... il programma, che davvero guardate, mi piace questa cosa che pausa l'avete scritto in rosso, come per dire c'è, non, sì, sì, no, perché non magari preoccupatevi, incute paura. No, no, spieghiamo prima di tutto una cosa, non è obbligatorio fare tutto. No, nel senso che le persone possono venire uno tranquillamente. Uno può venire, può fare tutto, può fare solo una cosa, può farne una, può aspettare due ore e fare osservare qualcos'altro. Osservare anche tranquillamente, insomma, non costringiamo a morire. La cosa bella è quella, cioè, appunto c'è massima libertà nel fare tutto quello che si vuole. Dopodiché appunto, dopo la pausa, e capirete perché mi hanno messo la pausa proprio in quel momento, arriva Fabio con Aia, il suo indoor cycling. Indoor cycling. Ricordiamo bene cosa è l'indoor cycling. Conosciutissimo come spinning, giustamente. Lo spinning è entrato nel 1995-96 in Italia, è straconosciuto. Dall'anno scorso il CONI ha deciso di inserire la voce indoor cycling nelle discipline nazionali, quindi può diventare lo sport degli effetti. È la stessa, esatto, quindi è allenamento su bici stazionaria. Ok. È un allenamento bello tosto, però, no? Perché insomma, bello non è... tosto, sì, ovviamente. Io dico sempre, su quelle biciclette che volendo, si può... anzi, sono anche, c'è un rossellino, non serve neanche. Siete sempre in piedi, siete. Noi lo possiamo utilizzare, perché... Ah, ok, meno male. Io ho visto, io sono... Lo teniamo. È bellissimo, con questa musica, questa cosa veramente... Però... Sì, beh, è un allenamento, cioè, non pesante, ma intenso. Io credo che anche lì poi dipenda poi dal livello di ognuno. Esatto, nel senso... poi dipende dai livelli. Tieni presente che in questo appuntamento non lo facciamo pesante come viene fatto mai in palestra, o intenso come viene fatto nelle palestre, che c'è un certo tipo di allenamento dietro. Quindi c'è si parte da settembre e quindi di quello dopo, quello arriva dopo, diciamo. Esatto. Prima di far innamorare, prima di far innamorare delle varie discipline, poi quando vi siete innamorati dico "Ah, ma scherzavamo". È così. Non si può dare tutto subito, è una dimostrazione insomma, questa. Ecco appunto, a chi è rivolta fare questa giornata? Chi è secondo voi che non può mancare domenica questo tipo di giornata? Tutti, direi, possono partecipare veramente tutti, da bambini, adulti, a chi ama lo sport, a chi magari si vuole approcciare anche allo sport, chi magari ecco non appunto conosce bene le varie discipline. Comunque secondo me è un momento anche per vedere, provare, mettersi anche un po' alla prova. Ecco appunto, allora, chi magari non ne conosce, benvenga, nel senso che viene. Assolutamente. Chi invece sì, già conosce discipline, comunque trova pane per i suoi denti, sì, o appunto è troppo per principiante? No, no, direi che okay, siamo sulla giusta via di mezzo, nel senso che poi di solito quando si fanno questi eventi è chiaramente non si può fare come un corso reale, come diceva Fabio, in palestra, però diciamo che l'intensità sarà medio alta e cercheremo di far divertire tutti quanti, quindi di far partecipare tutti. Ovviamente, assolutamente, chi all'inizio sta su come lavoro, però non è
Anche perché ricordiamo appunto che quanti istruttori ci saranno in tutto a, insomma, animare la giornata? Ma non tantissimi, contiamo bene. 4-5. Ok, che vi dividerete tra le varie attività? Diciamo che sono gli istruttori che lavorano all'interno del mio centro, quindi siamo praticamente soltanto noi. Autogestita da noi proprio. Ecco, ricordiamo appunto, ricordiamo i vostri, diciamo, punti di partenza. Allora, tu Fabio hai la New Fitness Life, che è un'associazione, sì, proprio, no? Con, esatto, cui portate in giro indoor cycling, e siamo formatori per l'AXI di nuovi istruttori di indoor cycling a livello nazionale. Dove si può trovare l'indoor cycling? Tutte le palestre. Ormai il 90% delle palestre ce l'hanno. Ma ce n'è una meglio dell'altra, giusto? La nostra. Dove siamo noi? Non c'è dubbio, cioè. Grazie per Antonella, invece, perché Antonella, tu invece il tuo quartier generale. Noi siamo a Maggio, siamo Total Perfect Body, ci potete trovare anche su internet, sul nostro sito www.totalperfectbody.com. Siamo a Maggio in via Frigerio, quindi è una traversa di via Quinto Romano. Ci trovate lì, chiaramente quella è la sede. Abbiamo tutti i corsi, tra cui quello che vedete da locandina, ma tante altre attività. Con il discorso di experience, fra poco, molto presto, speriamo entro l'anno nuovo, avremo la formazione istruttori, quindi la prima formazione per quanto riguarda istruttori per questa nuova disciplina, in modo da non farla solo da noi e magari in qualche altro centro, ma cercare di divulgarla un pochino in giro. Sì, diciamo che l'AXI ci sta dando una grossa mano entrambi per portare avanti questi progetti. Una giornata, appunto, mi ha detto, intera dedicata allo sport, poi verso sera però, insomma, arriva anche un po' più, si rilassa, ci si anima. Cosa c'è verso sera, cosa ci dobbiamo aspettare dalla giornata? Allora, chiaramente finiremo con le attività, quindi ci sarà un piccolo show a livello di musica latina, dove comunque la gente può partecipare tranquillamente. Presenteremo ovviamente tutte le persone che hanno partecipato, compreso gli espositori, perché faranno anche loro gran parte del lavoro, essendo lì e cercando di intrattenere le persone che verranno alla nostra manifestazione. E poi c'è anche lo street food, quindi direi che, insomma, questa forse è una delle parti più interessanti. La piccola Ischia, che è una pizzeria, un ristorante qua di Milano, e porterà tutto ciò che serve per, insomma, creare un momento un po' più di relax, ecco, insomma, quindi ci sarà anche questa cosa. Ecco, detto appunto tutti gli espositori, perché oltre ad esserci attività che si possono fare e provare, c'è anche una specie di fiera, dicevi proprio prima, esatto, nel senso, sì, quindi sì. Che tipo di espositori ci sono, Fabio? So che sei tu più quello che ha... Sono quelli gli espositori che praticamente hanno tutta integratori, tutto linea prodotti inerenti al benessere e al fitness, quindi estetica e benessere, mi sembra giusto coordinare per far capire che c'è sia l'allenamento fisico, ma il benessere deve essere totale anche nelle altre cose. Allora, io ti chiedo, Antonella, ricordaci le coordinate precise per venire a trovare il 20 maggio e venire a Fitness Show Experience. L'indirizzo, vai Fabio, lascia a te. Lanum, via Ponte del Giuscano 1/2 a Figino, Milano. Dall'una le iscrizioni, l'apertura dei desk per le iscrizioni, poi diciamo la giornata inizia intorno alle 2:20, vedo, sì, qui da linee, 2 sì. e mezza, diciamo, a grandi linee, si dovrebbe chiudere intorno alle 6 di sera, 6 e mezza, verso le 7, la chiusura finale, quindi, proprio le giusto 7, proprio per sì. mangiarsi una pizza, esatto, fatta dalla l'abbiamo piccola fatto Ischia, posta, cioè. è perfetto. Quel giorno carboidrati si possono assolutamente, direi carboidrati, che quel giorno... maltodestrine a go go, direi che quel giorno la dieta non la consideriamo, perfetto, ci siamo noi la dieta. Come si arriva, però, volevo chiedere questo, visto che, insomma, voi è anni che lavorate nel campo, a realizzare un'intera giornata così? Che cosa vi ha spinto e come appunto è il processo che si arriva? Ci ha spinto la pazzia. Un po' di follia non guasta. Ma direi che sicuramente, ad esempio, a parte alcuni dei miei collaboratori, con Fabio ci siamo conosciuti quest'anno tramite altre strade lavorative, e quindi un po' ha spinto l'idea di cominciare a costruire qualcosa insieme, quindi provare a mettere in pratica poi quelle che sono le nostre esperienze, quelle, esatto, che facciamo comunque da sempre nei vari settori, e quindi abbiamo pensato di provare a costruire qualcosa, iniziare a fare qualcosa insieme, ovviamente mettendo tutto ciò che sappiamo fare, tutte le nostre competenze, sia all'interno del discorso fisico, ma anche proprio nella creazione di un evento del genere. Io successivamente con altri colleghi avevo già fatto questa esperienza, però
Credo che questa volta abbiamo un gruppo di persone che può fare veramente la differenza e quindi ci proviamo. Andrea, lì faccio una domanda che è fuori, out of topic, però come si dice in questi casi, però te lo devo fare, tu una palestra, sì. No? Allora tu sei quella che vede a settembre, credo a gennaio, febbraio, arrivare sì. milioni di persone a iscriversi e sì, poi non speriamo. E poi, non le, e poi la metà di queste però non vengono, la metà di queste poi però non vanno mai, più, non vanno mai in palestra. Sì. Dacci un consiglio per, non per non iscriverci alla presa, ma per dire, questa volta, la volta buona che mi iscrivo e ci vado però. Allora ti dico, la mia situazione è un po' strana, perché io ho l'associazione che è aperta ormai da 6 anni, ho cambiato zona ma sono sempre comunque nella okay. zona di Baggio. Le mie allieve, diciamo le mie atlete, perché mi piace considerarle così, sono veramente toste, non mollano, cioè si iscrivono e vengono. Quindi mi è capitato poca gente che può succedere, poi vabbè, noi siamo una struttura piccola per cui è anche differente quello. Io consiglio a tutti di far amare le cose che si propongono, cioè di creare comunque il gruppo, di condividere con le persone, di farle entrare a far parte proprio non solo del corso ma proprio del centro. Ieri sera pioveva e grandinava, perché dovevo venire in palestra? Stavo bene a casa, stavo bene a casa sul divano. Perché comunque l'attività fisica fa bene a tutte le età, cioè fisicamente, mentalmente. È uno stile di vita che secondo me tutti dovremmo iniziare, anche con poco, eh. Non dobbiamo pensare al massacro 7 giorni su 7, però secondo me fa proprio bene nell'insieme. Poi ormai siamo arrivati in un momento in cui si conoscono veramente tantissime cose, quindi perché no cercare di stare un pochino meglio, dato che abbiamo proprio la possibilità di farlo in questo momento. Secondo me è una ricetta per mantenere le persone in un centro, sta anche nel coinvolgimento delle persone. Assolutamente, sì. Nel coccolare. Sì, quindi la coccola serve. Il coccolare è giusto, anche noi spesso nel centro facciamo feste di compleanno. Di ogni genere. Di ogni genere, e li invitiamo tutti. Sì. Arrivano, ci si diverte, tutto quanto, e la gente rimane attaccata. La palestra che non dà questo un servizio del genere, che non coccola i suoi utenti, dopo un po' li perde, cioè, ecco. Cercano l'altra palestra che magari dice tanto a parità di costi, cioè, o a parità di strumenti. Oh, sì, così, spesso anche a parità di distanza da casa, perché poi uno fa anche quel ragionamento. Quello è sicuramente una cosa, se hai il centro vicino al lavoro o a casa, sicuramente no, quello può le servire. Persone, tenerle attaccate, rendere partecipi del gruppo. Mi aiuta a uscire in quella sera in cui piove o sì, quella sera in cui ti dice quella cosa interessante. Questo è un consiglio per gli istruttori, lavorate con passione, fatelo vedere sempre, sempre comunque, perché quella è l'unica cosa che vi ripaga in assoluto. Esatto. Invece Fabio, perché dovrei fare indoor cycling? Ai ai ai. Perché fa bene. Fa bene al cuore, fa bene ai muscoli. E per le donne, al contrario di quello che si dice spesso o si pensa. Infatti la bicicletta fa diventare, diciamo, fa diventare sedere grande, fa diventare le cosce troppo grosse. No, assolutamente eh. No. Oh, sfatiamo questo mito. Se ci sono le posizioni giuste in bicicletta, se gli istruttori mettono le persone nelle giuste posizioni, Anche per le donne, soprattutto per le donne, cellulite. Ah, perché il movimento del sangue e tutto quanto, il metabolismo e tutto quanto, quindi diventa anche lì un lavoro di tonificazione. Quindi anche andiamo lì, verso l'estate, donne, mi raccomando, ascoltate queste parole. Quindi è un esercizio quasi completo, diciamo. Quindi l'unica parte che rimane fuori sono le spalle. Braccia così, però vabbè. Ci sono altri attrezzi. Un paio di macchine da palestra e siamo a posto. Esatto. Abbiamo chiuso il cerchio. Ci stiamo già pensando. Mi fa montare la bicicletta sotto un bilanciere. Esatto. Un attimo che Fabio fa cose sì, del genere. Sì, può essere, stati attenti. Fate attenzione che un attimo porlo, mi mette la bicicletta sotto il bilanciere, su e giù anche, mentre si pedala. Ricordiamo allora, domenica 20 maggio, al SEF Mediolanum, che è via Ponte del Giuscano a Figino, per intenderci fuori via Novara, non è che sia chissà sì, dove. Siamo veramente qui, comodissimo arrivare, posteggio ce n'è quanto ne volete, dalle 13 apertura dei desk per l'iscrizione, poi si va avanti fino a sera, fino all'ora di cena, dove potete poi anche mangiare un'ottima pizza fornita dagli sponsor, dentro appunto tantissime attività, ma non necessariamente dovete farle tutte, potete anche riposarvi tra un'attività e l'altra, potete conoscere un mondo anche di fornitori del mondo del fitness, quindi farvi già un'idea, e anche se invece già avete le idee ben chiare, appunto è una bella esperienza per andare a provare tante discipline nella stessa giornata. Io vi ringrazio davvero tantissimo, siamo arrivati alla grazie fine. A voi.
grazie mille di essere stati qui con noi. Beh, buona manifestazione. Grazie, diciamo, davvero di averci dato questa opportunità. Vi aspettiamo, direi che manderemo i più allenati dei nostri. Manderemo adesso, parleremo con Davide, manderemo i più allenati dei nostri. Va bene. Io davvero vi ringrazio tanto. Grazie, Fabio. Grazie a te, Fabio. Grazie mille, Antonella. Grazie a te. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Ricordatelo, 20 maggio a Figino, Experience Fitness Show, dall'una. Loro vi aspettano, noi vi diciamo andate. Grazie mille davvero a tutti voi che ci avete seguito. Buon weekend, Good Morning Milano ritorna lunedì alle 12.30 sempre qui in diretta, e invece l'appuntamento con Milano News è oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera del telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.